Ciao a tutti e a tutte e benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi realizzeremo insieme, sempre se vi va, la bambolina portapenna. Come vedete all'interno c'è la penna e una volta inserita nelle sue gambe, ovvero nel suo tappo, diventa effettivamente una bambolina. Allora, questa come al solito sapete è il campione e sapete anche che per abitudine io dal campione a quello che è in effettivo il tutorial cambio completamente le cose. Però l'idea è questa. Allora, per questo piccolo lavoro, perché in effettiva è piccolo, ci vuole un po' di materiale. La cosa più importante, una penna tipo Bic o comunque una penna che abbia un tappo e nulla più. Ci servirà un taglierino che utilizzeremo per tagliare la parte in esubero del tappo che ora vi faccio vedere. Questa parte del tappo la toglieremo e terremo solamente il beccuccio in pratica, perché questa parte andrà nascosta e questa pure. Ci servirà, come vi dicevo, il taglierino, del polistirolo che modificheremo. Se avete una palla da 6 centimetri non vi servirà a modificare nulla, a parte il realizzare il buco, che da qua, eccolo qua, che poi andremo a migliorare. E praticamente, come vedete, dal polistirolo io ho ricavato un cuore che ci servirà per realizzare, come vedete, i piedi della bambolina, la base ovviamente, e i piedi per farla rimanere in piedi. Quanti piedi? Poi ci serviranno le solite pinze con gli stampini per realizzare la copertura della palla e del nostro cuore, che vi ho insegnato qualche video indietro, un po' di video indietro come si fa. Poi utilizzerò i bull tool, ma proprio pochino pochino, perché come vedete è solamente per fare i puntini negli occhi alla nostra bambola. Ovviamente il bianco per poterlo fare. Un penale indelebile per fare gli occhi, una matita per segnare gli occhi e i vari disegni prima di realizzarli, del ferretto dovrebbe essere 1,2 perché ho perso il cartoncino, comunque 1,2 che mi permetterà in questo caso di posizionare le braccine, ma non è obbligatorio perché come vedete in questo caso non ho inserito niente all'interno, ho solamente girato la crepla per dare spessore, ma non ho inserito il ferretto. Quella che farò oggi invece lo utilizzerò e poi capirete il perché. Ovviamente ci servirà la piastra calda, molto calda, ci servirà la colla calda, la carta vetrata, le limette, quello che utilizzate voi per modificare l'aspetto dei nostri piedini, del nastro biadesivo come abbiamo usato l'ultima volta, e infine io ho fatto, e ripeto, questo è esclusivamente dipende da quello che volete fare voi. Io ho intenzione di realizzare una ballerina e che cosa ho deciso di utilizzare? Un pizzo di una calza autoreggente, perché andiamo al riciclo ogni tanto ci vuole. Un pezzettino di tulle veramente veramente piccolo che ho preparato questa mattina semplicemente cucendo i bordi, vedete? Sono due pezzettini lunghi più o meno 30 centimetri che io ho prima fatto il bordo, come vedete con la macchina per cucire, e poi ho cucito un piccolo lembo. Piegandoli a metà ho lasciato più o meno 1 centimetro di larghezza in quello spessore. Io ho inserito il mio pizzo, in questo caso è un nastrino pizzolato, pizzo, insomma un nastrino di pizzo e non mi vengono le parole, e l'ho avvolto perché tanto so che questo è lo spessore che andrà ad occupare il vitino della mia bambola. Allo stesso modo ho preso un altro tipo di tulle, però questa volta color crema. Allora, ho deciso di utilizzare questi due pizzi per fare il tutù della mia ballerina. Perciò metterò uno nel reparto sotto, uno nel reparto sopra e farò la mia gonnellina.
tutta morbida di tulle. E dopodiché, no, questo l'ho già detto, eccolo qua, il pizzo. Ah, ultima cosa, essendo una ballerina e utilizzando il merletto come top, non andrò a farla piatta come questa, che facendovi vedere all'interno è completamente piatta, ma andrò a dare una leggerissima forma. Come? Utilizzando un pezzo di crepla, una fascia di crepla, e inserendoci all'interno, ovviamente scaldandola, mi raccomando, inserendoci all'interno due pompon. Io posso usare come appoggio del polistirolo o del cartoncino per tenerli fissi, ma comunque andrò ad inserirle all'interno del pompon e poi avvolgerò nella parte alta della mia bambolina, così da darle una leggera forma femminile. E che dire? Poi in ultima, giusto per darle un po' di colore alle guance, ho procurato del fard. Sì, mi manca, ovviamente ci servirà la crepla color carne, non dimenticatelo. E per finire, non ho ancora deciso, perché lo sapete, io fino all'ultimo sono sempre indecisa, ho realizzato dei fiorellini dello stesso nastrino di pizzo che ho utilizzato per le gonnelline per realizzare un piccolo bottone che poi andrò ad applicare successivamente alla mia scarpina che ancora non ho deciso come fare. Come al solito aspetterò la fine e darò un'occhiata. Perciò non ci resta che iniziare a lavorare. La prima cosa da fare è ricavare dal nostro cuore, perché al momento vedete è stato solamente tagliato. Non ci resta che ricavare i piedini, come dovremo arrotondare questa parte. Piano piano andremo a fare questo lavoro. Io vi faccio vedere una parte perché comunque andrà arrotondato, non può essere un piede così assolutamente. Andremo ad appiattire un po'. Come vedete, io passo semplicemente con la carta vetrata e vedete che cambia aspetto, ma è questa è una tecnica che vi ho già insegnato qualche video fa. Vado ad arrotondare tutta la parte per trasformarla effettivamente in un piede. Si sporca un po', ma la soddisfazione è tanta. Allora, in questo caso cercherò di dare una forma un po' più arrotondata perché dovremo fare una specie di ballerine come scarpe. Penso che andremo a optare per quel modello. Cambio tipo di carta vetrata per non danneggiare il mio materiale, perché più è grossa la carta vetrata e più tende a consumarmi e a farmi partire tutte le palline, vedete? Allora andremo a fare le scarpettine, che i piedi sono due. Ecco qua. Vedete? Questo è quadrato, questo no. Io cercherò di portarlo un po' più appuntito nella parte finale per dare l'effetto ballerina. Ecco qua. Vedete? Dovrò fare lo stesso lavoro anche dall'altra parte, perciò ricordate, passate prima partita dalla punta, in questo modo, dalle punte laterali, ok? Mi avvicino un po'. Prima le punte laterali, poi arrotondate il tutto, date la forma centrale, fatemi una riga per dividere i piedi. E poi incominciate ad abbassare andando piano piano e scendendo grattando con la vostra carta vetrata. Cercate di pareggiare, a man mano che scendete proseguite con tutto il piede, altrimenti vi trovate ad aver fatto solo una parte e l'altra invece è ancora da iniziare. Allora cercate piano piano di portare giù i piedi e dare lo stesso livello, controllate ovviamente mettendolo dritto davanti ai vostri occhi per vedere dove è sbagliato e dove è corretto.
Ecco qua, che siamo quasi. Ok. Visto? Controlliamo. Più o meno i piedi sono quelli, vedete? Magari un po' più alto questo. E abbassiamo. Eccolo qua. Sappiamo che il centro è qua. Come vi dicevo, fatevi sempre il segno del centro, così non sbagliate. Ecco qua. Visto? I piedini sono già fatti. Ora dobbiamo rivestirli e per rivestirli andremo a prendere la nostra crepla. Il nostro stampo, vedete, è questo. Come si fa a prendere la misura dello stampo? Si prende un cartoncino, si appoggia al di sopra il materiale che è la forma che si desidera fare e poi con una matita o un pennarello o una penna, quello che preferite voi, fate il disegno mezzo centimetro più largo. Così avete già realizzato una parte. Prenderete le pinzette. Avete imparato che basta utilizzare un po' di nastro biadesivo per essere più veloci nella lavorazione. Scusate, ho perso le pinze. 1, 2, 3 e mi manca quella azzurra. Vi capita mai che vi preparate tutto davanti agli occhi e poi quando vi serve non c'è più? A me capita spessissimo, praticamente sempre. Alla fine l'ho trovata, era questa blu. Allora, prendo il mio nastro biadesivo, prendo la misura di quanto me ne serve e lo applico direttamente sulla base del mio polistirolo in questo modo. Ok, vedete, giusto sulla parte bassa, praticamente a rilievo della parte piatta che c'è al di sotto del polistirolo, praticamente. Comunque, non è necessario che fate come me e che ricavate un cuore. Diciamo che io riciclo il polistirolo, così è più comodo e più economico per me. Però potete anche realizzare, prendere un cuore e tagliare il cuore a metà. Avrete già fatto praticamente i piedi. Io vi do il sistema più economico e poi dipende dalle vostre possibilità quel che potete fare. Ok, ora devo togliere come al solito la mia carta. Ce l'ho fatta. Ecco qui, come vedete è pronto e lo metto qui davanti. Vado a scaldare lo stampo come al solito. Lo scalderò bene, bene, bene. Scusate che ho un po' di capelli di... Io ho preso questa volta per i capelli una parrucca, che in verità parrucca non è, è una piccola parte d'extension che è grande e mi permette di realizzare 3-4 bambole e ha un costo di 2 euro. Ecco qua, che l'ho messo rovescio. Ok, ci siamo quasi. Mettiamo dritto. Ecco qui e andiamo a premere il nostro cuore fino alla fine. Uno e due. Portiamolo avanti e togliamo gli stampi così riusciamo a portarlo dove deve andare. Tolgo questa parte e lo accompagno. Vedete, piano piano faccio in modo che prenda la sua forma. Vedete? Piano piano piano, poi come al solito toglierò l'esubero, non è un problema. In questo caso, nella parte centrale, metterò una goccia di colla già per bloccarlo definitivamente nella sua posizione. Ecco qua. Non vuole andare e lo facciamo andare lo stesso. Vuole pazienza, lo sapete. Ok,
cosa anche la forbicina. Come vedete, tende un po' ad essere rigido. Allora andrò a tagliare questo lato in modo da permettermi, vedete, ho fatto una puntina, in modo da permettergli di raggiungere l'angolo e di premerlo nel punto in cui deve andare. Ok, fatto questo, farò raggiungere tutte le parti e andrò come al solito a tagliare l'esubero. Lasciando mezzo centimetro in più che mi permetterà di avvolgerlo verso l'interno. Ta-da! Prendo la misura e se no faccio danni. Ok. Ok, se siete in difficoltà, perché in questo caso ci sono tante rotondità, fate come al solito le puntine nelle parti rotonde, vedete? Tagliate un lato e l'altro. In questo modo ve lo faccio vedere. Vedete? Tutto intorno. In questo modo riuscirete ad attaccare con un po' di colla nel punto preciso, in modo che prenda perfettamente la forma di quello che volete voi. Come al solito, non abbiate fretta. Ma guardate bene quello che state facendo per raggiungere i vostri obiettivi nel modo migliore possibile. Ok? E dopo che ho fatto il giro andrò ad attaccare le parti necessarie. Taglierò questa parte, quella centrale, vedete? In modo da permettermi di piegare. E poi continuerò il giro dove ce n'è bisogno. Piegherò. Più è grande la rotondità e più devono essere i tagliettini, perciò pazienza, controllate quante ve ne servono e proseguite a tagliare tutto intorno fino a quando avrete raggiunto il vostro obiettivo. Fatto questo, vi basterà utilizzare un po' di colla e cominciare ad attaccare quello che è necessario, spingendo con le mani o con quello che usate di solito, dando il tempo di asciugatura in modo da aver ottenuto in questo modo dei piedini perfetti. Perciò proseguite. Una volta avvolti i piedini avete ottenuto questo risultato, ma avrete ancora poi stirolo in vista. Come fare? Al solito modo faremo le basi, semplicemente appoggiando. Prima metteremo la colla e poi appoggeremo bene premendo e coprendo tutte le parti in evidenza. Ok, ora dovremo fare il foro per poter inserire la penna successivamente, perciò prenderemo la penna oh, eccola qua. Prenderemo il nostro tappo, vedete, vado a posizionarlo nel centro. Se preferite potete fare ancora più in centro, così starà di più in equilibrio. Ok, fatto, andremo a prendere la nostra colla a caldo e semplicemente appoggeremo. Mi direte perché ho fatto così? Perché dovrò comunque allargare il buco per inserire all'interno sia il tubo che mi conterrà il tappo, che il tappo stesso. Perciò prenderò la misura del mio tappo. Prima di tutto andrò a togliere questo, facendo attenzione, farò un bel taglio e quando avrò tagliato mi basterà togliere il tappo e piegarlo. Se è tagliato bene verrà via da solo. Eccolo qua, visto? Ho fatto un tagliettino inizialmente e poi l'ho tolto. Andrò a levigare con la carta vetrata in modo che non faccia male e prenderò la misura. Come vedete, questa è la misura del mio tappo, ma prima dovrò coprirlo, altrimenti si vedranno le gambine. Come farò? Prenderò la misura del tappo più un 2 centimetri, che saranno la parte della gamba, e
Prima di attaccare il tutto, prenderò la misura totale della mia penna. Guardate, ho fatto così, lasciando qualche millimetro nella base. E dopodiché ho inserito la parte in alto. Ho semplicemente preso la misura arrotolando su se stessa la penna. Ho ottenuto la parte in più perché voglio fare in modo che la penna entra ed esca. Così quando sarà scarica vi basterà cambiare la penna e non di certo buttarla via. Allora a questo punto, come vi dicevo, taglierò una strisciolina a parte che utilizzerò come collante, come punto d'attacco, non lo so come vogliate definirlo. Comunque sia, lo attaccherò in un lato del mio tappo. Eccolo qua. Vedete? E ho attaccato. Ora, per attaccare l'altra parte, io andrò a girare su se stesso, toglierò intanto gli esuberi di colla. L'ho attaccato un po' più largo, vedete? È attaccato qua. La misura non ve la dico perché voi potete fare il tappo come ho fatto io, potete farlo un po' di più, potete farlo anche tutt'uno ed inserire tutta la penna, insomma, dipende da come volete farlo voi. Io ve l'ho diviso in due parti, la parte gamba e la parte busto. Perciò faccio così. Io vado ad inserire, come vi dicevo, una piccola lineetta di mezzo centimetro da un lato, si vede? Sì. Adesso vado piegando a mettere la colla solamente nella parte scoperta di quella del mezzo millimetro che del mezzo centimetro che ho fatto prima. Ve lo faccio vedere. Io ho messo solo in questa parte la colla e ora andrò ad attaccare la parte terminale, diciamo così, posizionerò in modo che combaci con il mio tappo. Eccolo qua. E in questo caso potrò anche metterci la colla all'interno e incollare direttamente il mio tappo, perché anche se io dovessi cambiare la bic, comunque il tappo rimarrebbe lo stesso. Perciò io a questo punto posso inserirci il tappo, vedete? Inserisco il tappo, perfetto, un po' più su, tolgo la punta e fisso con la colla. Fisserò il tappo alla fine, in questo punto, vedete? Metto il tappo e fisso. Ora andrò ad inserire, considerando che dovrebbe essere il foro preciso, scusate che vado a tagliare un po' anche questa parte che non ha voluto venire via, se no non la vedo. Ok, e vado ad allargare leggermente il mio buco dei piedini, vedete? Inserendo direttamente la colla. Ok, ora lascerò la parte attaccata nel retro e inserirò il mio tappo. Assicuriamoci che il buco sia davanti e non dietro. Ok. Ci siamo e andiamo ad inserire all'interno della gambina. Ecco qua, piano piano utilizziamo la wool tool per aggizzare dove non è inserito. In questo modo io andrò a fissare il tappo all'interno del piedino e sarà fisso. Vedete? Eccolo qua. Io a questo punto ho realizzato le gambe. Deciderò io quando saranno stabilizzate nel migliore dei modi, perché sono io a decidere. Ecco qua. Premerò un po' all'interno anche il cappuccio. Ok, a posto. Controllerò che sia incollato bene. Scusate se ogni tanto faccio silenzio, ma sto controllando di aver acceso bene la telecamera. Ok, ora è fisso. La nostra gamba sarà là e quando inseriremo la nostra bambola, resterà in piedi. Vedete? Perciò controllate bene che sia ben inserito il tappo. Vedete, fin troppo. Ok.
Attendete ovviamente che si asciughi la colla, perché io come al solito ho avuto troppa fretta. Eccola qua, colla tolta. Lascio incollare e quando sarà incollato bene la bambola non si muoverà. E ora passiamo all'altra parte. Ora dovremo preparare il rivestimento della penna, la parte alta, e sarà la stessa identica cosa. Praticamente noi andremo ad avvolgere la penna dall'inizio fino a dove arriva nelle misure che abbiamo preso in precedenza. Vedete? Ora andremo appunto a delineare anche questa parte e la faremo nello stesso identico modo. Prenderemo mezzo centimetro, metteremo, in questo caso faccio prima, faccio di qua, è più pratico, metterò mezzo centimetro, anche meno, perché essendo mezzo centimetro in totale ne metterò 2,5 circa. Metterò un lato in questo modo e lo farò attaccare per bene. Quando sarà attaccato per bene, attaccherò anche l'altro lato. Quando non è attaccato bene, vi basterà passare la pistola a caldo al di sopra del punto dove si è scollato, diciamo così. Automaticamente scioglierà la colla e vi permetterà, senza sporcare, di fare quel che dovete. A questo punto andrò a piegare, vedete, lascio all'interno la parte adesiva e piego. Piego, metto la colla. In questo caso vado ad inserire già la penna, che faccio girare su se stessa in questo modo e vado a chiudere con lo stesso sistema che ho fatto in precedenza. In questo modo, se la colla si asciuga, non è un problema. Fate come vi ho detto, vi basterà passare un attimo e far sciogliere la colla per prendere anche le altre parti necessarie, e poi, visto che c'è la penna, potete supposizionarla perfettamente. Perciò abbiate pazienza nel lavoro e fate in modo di realizzarlo per benino. Premete premuto in modo che attacchi bene. Ecco qui, fatelo tutto. Io ci tengo, preferisco passare un di più. Poi con la carta vetrata andò a limare nei punti in cui c'è la colla, come ho fatto negli ultimi video che vi ho fatto vedere. Utilizzo la carta vetrata anche per questa ragione, per togliere gli esuberi di colla. Ecco qua, passo un po'. Ecco qui, e ho attaccato anche questa parte che successivamente andrò a inserire in questa, vedete? Tac, e avrò inserito la mia penna. Toglierò, e quando sarà scarica la penna, io andrò a togliere il tubo e a cambiare soltanto la parte alta. Ok, ora è pulita per bene. Intanto terrò questa parte perché mi servirà successivamente. Ora passiamo alla testolina. Come si fa la testolina? Con lo stesso identico sistema. Aspettate che li ho preparati. Eccoli qua. E i piedi. Praticamente taglierò il quadrato pari allo stampo. Andrò a scaldarlo. Uno, 2, 3, 4. Prenderò la mia pallina, il mio nastro biadesivo. Eccolo qua. Che in questo caso, essendo troppo grande, andrò a tagliare a metà. Ok, dov'è? Eccolo qui. Andrò a tagliare a metà. Per averlo già pronto, attenzione a non tagliarvi, mi raccomando.
E mi dovrebbe bastare in teoria, però. Eccolo. Vedete? Tagliato la striscia. Prendo la palla, vado nel centro e giro intorno al centro. Ecco qua. Arrivata al dunque, tolgo la parte in esubero del nastro adesivo. Eccola qua. Metto da parte e vedete c'è il buco, ma non ce ne importa niente. Poi sistemiamo. Andremo a prendere il punto in cui ho terminato di attaccarla. Eccolo qua. E toglieremo la parte del nastro adesivo, lasciando ovviamente l'adesivo attaccato. Scusate, io ci metto tempo perché non ho le unghie. Messo il nastro biadesivo, andrò a scaldare posizionando in un piedistallo la mia pallina. Vado a scaldarla bene perché dovrò fare un bel lavoro. Fatto questo, via. Opla. Vado a togliere le pinze e lo stampo e vado ad abbassare piano piano per arrivare fino al più possibile della mia pallina. Ecco qua. Posiziono bene. Cercate di arrivare fino al buco almeno. Faccio in modo che si posizioni dove deve andare. Fatto bene, vado a tagliare l'esubero, lasciando sempre mezzo centimetro in più per darmi l'opportunità di attaccarla. E anche in questo caso faremo come abbiamo fatto sui piedini. Essendo tutto rotondo, taglieremo a fianco così, in modo da poterla attaccare perfettamente sulla palla. Perciò taglieremo le puntine in questo modo, in tutte le parti. Ora, utilizzando una goccia di colla per ogni punto, andremo a chiudere anche queste parti laterali, in questo modo. Tenete premuto qualche secondo che la colla asciughi. Faccia pressione in modo da attaccarsi perfettamente e di non dare fastidio nell'appoggio della successiva parte. Perciò attaccate tutto intorno fino alla fine della pallina. Fatto questo, invertiamo, praticamente giriamo, l'abbiamo attaccata da questa parte, giriamo la palla, mettiamo il nastro biadesivo esattamente come abbiamo fatto in precedenza, solo che questa volta lo metteremo al di sopra. E vi faccio vedere subito. Datemi un minuto che recupero il nastro di adesivo. Ok. Vedete, vado al di sopra dove ho messo praticamente dove ci sono i tagliettini che ho fatto, perché dovrò comunque nasconderli con l'aggiunta del secondo strato di crepla. Ecco qua. C'è un punto dell'adesivo che non ha aderito bene. Ok, vediamo se c'è altro. Oh, sono arrivata giusta giusta con quello che ho staccato. Ottimo. Tolgo esattamente come prima l'adesivo e poi vado a scaldare la mia crepla. La posiziono nel senso inverso sopra al piedistallo, diciamo così. Scusate, c'è qualche pelo di parrucca che se ne va a spasso. Mi posiziono e nel frattempo vado a scaldare, come al solito, con la piastra la mia crepla. La scaldo per bene, per bene, per bene.
però deve essere dritta, mi raccomando, altrimenti non dà il risultato che dovrebbe dare. Scusatemi, si è girata. Oh, eccola là. Perfetto, scaldo bene, scaldo, scaldo. Quando è calda, tolgo e faccio lo stesso lavoro. Tac. E la porto al di sopra del mio nastro biadesivo, in modo da farla anche in questo caso aderire perfettamente. Ecco qua. Attaccato anche la seconda parte, utilizzando un po' di colla andremo a chiudere il tutto, in modo che non ci siano punti di crepa che vanno via per conto loro. Perciò usate tutte le mani come vi è più comodo e chiudetela in modo che sia un unico pezzo. Se vedete dei punti, come in questo caso con le pieghe, fate quello che avete fatto in precedenza, ovvero tagliate via la piega e pinzate i punti, in modo che, e poi vi faccio vedere. Questo lo faccio perché comunque vado a nascondere queste parti, non si vedranno perché con l'utilizzo della parrucca non ci sarà nulla nulla di visibile, diciamo. Però nel caso in cui dobbiate avere in vista il viso, cioè questa parte, tagliatela pari pari con l'altro lato. Io preferisco fare così perché vado comunque con la parrucca a raggiungere un altro livello. Ricordatevi dove avete fatto il buco. L'ho trovato, eccolo qua. Faccio un piccolo segno con la matita, vedete? Il buco è qua. Adesso me lo ricordo e non lo nascondo più. Farò come ho fatto in precedenza, la stessa identica cosa. Entrerò all'interno con la colla, con il tappino della colla, senza buttarne la colla, mi raccomando, ma solamente per allargare il buco, perché in questo caso dovrò inserire, come in precedenza, questa parte. Perciò andrò ad inserire il tubo all'interno, dandomi l'aiuto con la mia wool tool. Inserirò questa parte per poi inserirvi piano piano la mia penna nuovamente, però prima dovrò fissare nel modo corretto, vedete? Ora che è dentro posso inserire la mia penna e dare forma come ho fatto in precedenza con i piedini, vedete? Ho inserito all'interno la mia penna. Adesso posso anche toglierla, potrei anche toglierla, ve lo dico, ecco qua, perché comunque darò modo di cambiare la penna e comunque in questo momento mi serve rigida, perciò la inserirò. Una volta fatto questo, io la inserirò in questo punto e avrò realizzato il corpo della mia ballerina, vedete? Metto da parte la ballerina e vado a realizzare la forma femminile. Abbiamo quasi finito. Prendo una striscia, i due pompon. Prendo i miei pompon che stabilizzo, vediamo, pertanto prendo questo per dire ok e appoggio i due pompon al di sopra. Faccio in modo che si stabilizzino. In questo caso userò un pezzo di biadesivo, altrimenti dovrò correre dietro ai miei pompon e non riuscirò ad incollarli mai, ma a me servono fermi. Allora utilizzo, diciamo, un po' di forbizia con il biadesivo, vado a bloccare i pompon ad un livello che possano essere facili da lavorare. Ok, qui lasciamo un po' aperto sfruttando il biadesivo che c'è nel centro e mettiamo a scaldare la nostra crepla. Metteremo a scaldare la crepla in questo modo e metteremo un ciuffo di colla nel biadesivo. Ok, in questo modo scaldato e sarà scaldato bene. Ecco qua. Io vado a prendere la mia crepla e la appoggio di sopra. Una
dandogli piano piano la forma del seno. Vedete? Vado a prendere in questo modo, posiziono e utilizzando il mio bull tool vado a dare la forma del seno. In questo modo. Ok, ci siamo, vedete? Ho realizzato il seno della mia ballerina, che ovviamente non resterà qua, ma andrò a togliere insieme al nastro biadesivo. Vedete? Prenderò nuovamente la mia ballerina e le metterò il seno. Vedete? Vado ad applicare il seno alla mia ballerina, come semplicemente incollandolo. Perciò sceglierò in quale punto voglio il vestitino. Lo voglio qua, in questo modo, e andrò a mettere la colla in modo da attaccare il mio corpicino. Stabilizzo in questo modo. Cerco di darle la forma un attimino con un po' di pazienza. Ok, aspetto che attacchi in un punto. Quando attaccato nell'altro, passo nel centro. Perciò metterò la colla nel centro dove ho fatto i seni e andrò a premerlo in questo modo. Vedete? Andrò, metterò con la bull tool perché le mie mani non tengono. Ecco qui. Darò modo di realizzare i seni, ecco qua, e infine andrò a chiudere anche la parte sotto. Ok, metterò la colla anche nella parte sotto ed eccola qua. Scusate, mi giro perché le mie mani un fastidio. Ok, li tiro da un lato perché ok, ci siamo. Se io avessi fatto una forma diversa, non sarebbe arrivata una ballerina, ma sarebbe stata un'altra cosa. Fatta incollare bene al di sotto, io andrò nella parte posteriore e taglierò l'esubero per poi ovviamente chiudere. Allora, non si è incollata nella parte sotto, scusate, metterò la colla un po' più in basso, tirerò. Ecco qua. Vedete che ho dato la forma del busto leggermente, ovviamente, non l'ho dato troppo grande perché è comunque una forma molto ridotta, quella della portapenna, ecco. Allora vado a togliere l'esubero e vado a incollare anche la parte posteriore, esattamente come abbiamo fatto in precedenza. Metterò la colla. Ta-da! E spingerò i due lati per incollarlo in questo modo. Vedete? Ora andrò a vestirla. Prenderò la misura, taglierò, diciamo, la mia calza. Prendo la misura del vestitino, ecco qui. Scusate, ha fatto la piroetta, essendo ballerina. Allora, prendo la mia misura di come lo voglio, ok? E lo voglio così. E andrò a tagliare l'esubero un'altra volta. Ok, la misura è presa. E andrò ad incollarlo passando sul davanti. Metterò così fino al punto in cui voglio incollarlo. Ok. Darò leggermente la forma e
e poi chiuderò nel retro mettendo ancora una volta la colla. Non andate ovviamente a mettere la colla al di sopra della parte del piede, diciamo, altrimenti non sarete più in grado né di toglierla né di metterlo. Ok, io vado a chiudere tutte le parti così che rimanga stabile il mio vestitino. Faccio piano piano e poi andrò a chiudere anche l'altro lato. Qua. Ops, scusate, ma mi sto tirando via tutto da sola io. Ok, taglierò la parte di sotto che è in esubero, perciò via questa parte. Ok. Non so se funzionano o meno le mie mani o le mie forbici. Mi sa che è ora di comprarle nuove nuove e faremo anche quello. Ecco qui. Aspettate. Ok, niente. Ok, la colla che non scende. Ok, cavolo, non si vuole incollare, amiche. Non riesco a far scendere la colla. Sono diventata addirittura così debole da non essere neanche in grado di far scendere la mia colla. Guardate, ancora niente. Eppure la colla la metto. Non si vuole attaccare. Io vi chiedo scusa, ma non è colpa mia. Ok? Ci siamo. Ora prendiamo le gonnelline. Prima ho scelto di mettere quella bianca. Ve l'ho detto, ho arricciato del tutù. Ok, del tutù, scusate, del tulle, del tutù l'ho arricciato, ok, vado a fissarlo, brava, ha capito, e vado a tirare e tirare e tirare per realizzare il mio tutù. Non è complicato, come vedete, basterà tirare qua. E abbiamo realizzato la nostra ballerina. Ecco qua, vado a togliere l'esubero. Questo caso farò un nodino in più. La vedete? Io credo di sì. Vi ripeto, non guardate la difficoltà che ci metto io. Io ho problemi alle mani. E non da poco. Il più delle volte decidono loro cosa vogliono fare e non sono io a decidere. Allora, io ho preparato queste due gonnelline, come vedete. Ok? E posso scegliere di lasciarne solo una e io direi di sì, visto la ricciatura che c'è. Vado a portarla un po' più su. Ecco qua. Vedete? Oppure posso metterne due, per dire, io posso anche farle tutte e due così. Aspettate che ho perso il pizzo, dov'è? Eccolo qua. Vedete? Eccola qua. E farò così. Metterò i due pizzi. I due tulle in verità, perché uno è bianco e
e uno è rosa. Cavolo. E farò i due nodi. Faccio anche tre. E taglio quello che è in più. Ecco qua. Sistemo il tool in modo che vada a coprire la gonna. Metto a posto. Ed eccola qua. Ecco la mia ballerina. Ok. E come vedete già è molto carina. Aspetta che metto la colla nei punti che manca. Ora facciamo le braccine. Per fare le braccine bisogna innanzitutto decidere quanto lunghe le si vuole. Ok? Poi piegheremo a metà il nostro fogliettino deciso, tagliata la lunghezza, prenderemo questa misura in questo modo, 1 e 2. Se è troppo lungo, perché deve essere uno spessore del braccino, decidiamo quanto grande lo vogliamo, visto che a me secondo me così basta, basterà, vedete, fare un giro su se stesso. La grossezza la desiderate voi. E sarete voi a decidere quanto grosso lo volete. Perciò io vado a tagliare le due misure uguali in questo modo. Ok, poi piegherò a metà il braccino, guardatemi perché questo non serve che vi faccia il cartamodello, e farò questo. Taglierò una parte, vedete? Questa è la manina. Io vado a decidere quanto grande voglio la manina e taglierò questa parte in questo modo. Farò la stessa cosa anche dall'altra parte. In questo caso prenderò la misura e la taglierò uguale. Una. E faccio lo stesso dall'altra parte. Ok? Ora vedete voi, potete disegnare la manina come preferite oppure tagliare direttamente le 5 dita. Ovviamente il pollice andrà più piccolo, uno. Poi taglierete il resto della mano verso l'alto. E poi comincerete. 1 e verso l'alto. 2 e verso l'alto. Vedete? Io li taglio in questo modo perché così se li ho già tutti e quattro fatti. 1, vado un po' più giù. E poi faccio il mignolo. E ovviamente assottiglio il mignolo perché diventi una mano. Ecco qua. Io ho tagliato le manine. Ora andrò a scaldare le manine. In questo modo appoggerò la manina finché si piegherà su se stessa in questo modo. Farò lo stesso anche dall'altro lato, ovviamente nel senso opposto, perché una sarà la destra e una sarà la sinistra. Una volta piegato, io toglierò e prenderò il mio ferretto. Prenderò la misura della manina, o meglio, la manina non la toccherò, mi fermerò all'interno del braccio e vi sposto un attimo la bambolina e lascerò un centimetro e mezzo più in là, perciò taglierò questa misura. Ecco
Prenderò la mia pinza e taglierò uno, anzi un po' meno, perché mi sono dimenticata che c'è la penna. Ok, allora taglierò uno, ok, che è quanto, eh? Lasciate mezzo centimetro solo in più. Perché, come vi dicevo, c'è la penna. Ok, e fate lo stesso anche dall'altro lato. Mezzo centimetro e ci siamo. Ok, eccolo qua. Ora andremo ad inserire all'interno della nostra manina. Aspettate che la drizzo qua perché. Ok, e addizziamo anche qui, altrimenti non va da nessuna parte. Ok, e inseriremo il ferretto nella nostra mano in questo modo, perché in questo modo ci permetterà di piegare più o meno il nostro braccio. Allora andremo a piegare uno, metteremo la colla nel centro. Ok. Certamente non la metteremo sulla mano, questo è sicuro, e andremo a piegare il nostro braccino. Allo stesso modo faremo dall'altro lato e piegheremo il braccino per dare la mano, ma a me sembra un po' troppo grosso, perciò andrò a sottigliarlo ulteriormente. Taglierò un pochino. Ecco qua. Metterò la colla e andrò a chiuderlo, facendo così risultare la grossezza del braccino che più mi interessa. Ok, ecco qui, vado a chiudere. Chiuderò tutto pareggiato in questo modo. Questo sarà il braccino destro. Mi assicuro di aver chiuso tutto con la colla, di non aver lasciato sbavature da nessuna parte. Ecco qui. E metto da parte il primo braccio. Farò la stessa identica cosa con l'altro, però ovviamente nel senso opposto. Metterò la colla nel centro. Piegherò prima questo lato e poi andrò a tagliare. Non ho messo abbastanza colla, ma non so perché c'è sempre un lato in cui non metto abbastanza colla. Chiuderò questa parte e andrò a prendere nuovamente la misura e taglierò via l'esubero. Perciò via, perché una volta piegato deve avere lo stesso spessore dell'altro braccio. Capito? Perciò metteremo la colla, andremo a controllare, no, è troppo grosso ancora, andrò a tagliare un filino di più, ecco qua, e metterò la colla per poi piegare anche questo lato, piegherò e darò lo stesso spessore dell'altro braccio, mi assicurerò di aver incollato bene. Andremo a chiudere questo punto dove abbiamo inserito il ferretto in modo da fissarlo ulteriormente. Perciò chiuderemo il buco che ci permetterà di spostare il braccio senza avere problemi. Una volta chiuso, taglieremo il ferretto in esubero. Ecco qui. E andremo a fissare le nostre manine. Una ovviamente andrà a destra, la metteremo a livello seno e una ovviamente andrà a sinistra. Perciò metteremo la colla.